Camillo Cusaro con il suo Ecri e la sua Pistoiese si presenta qui e lo facciamo premiare anche da una bella signora, la segretaria del DIA, Alessandra Gerardini. Ecco, Luca già la testa per il basso, un petto per il stabile. Bravo Camillo! Complimenti! E il primo classificato, Renato Salmoiraghi. Renato Salmoiraghi in campo, per favore. Ecco in campo Renato Salmoiraghi, un applauso per essere il primo classificato dei singoli attacchi d'epoca. E con questo abbiamo finito un'altra classifica. Allora, diamo corso alla premiazione a categoria singola attacchi e replica. Questo abbiamo un po' una classifica un po' particolare, perché qui cominciamo dal primo, che è Giulio Fenili, che pregherei di presentarsi qui in campo. E eccolo qua che si presenta. Il primo classificato è ahimè da solo, perché ha effettuato tutte le prove e quindi ha completato la combinata. Prega e premia Alessandra Gerardini. Complimenti a Giulio Fenili. E poi passiamo agli altri tre concorrenti che non hanno completato e quindi non fanno parte della classifica della combinata, che sono Manfredi, Robin, Manfredi, Morbis e Mottadelli. Quindi Manfredi, per favore, più davanti. Non andiamo, dai. Terzo e Mottadelli. Oppure Mottadelli, lo stesso, chi c'è? Lo stesso. Bravo, Manfredi. Freddy. Primo di quelli in classifica non completati, chiamiamola così. Pregherei presidente di giuria. Ecco, presidente di giuria del Giuseppe del Grande, accompagnato dalla Alessandra Gerardini, che premia. Complimenti a Manfredi, secondo, e Maurizio Morbis. Velocizziamo le operazioni di premiazione, così poi tutti a casa dopo il giro d'onore, evidentemente. Ecco, c'è qui Maurizio Morbis, premia ancora il presidente di giuria. Ecco, passiamo al terzo concorrente, al terzo in classifica, Mottadelli, che non vedo. Mottadelli, ecco che arriva Mottadelli. Pregherei Silvana Fasoli, però anche lei di inserirsi in una premiazione. L'ho già citata prima, l'ho intervistata come componente del team della Milano Parigi, accompagnata da Alessandra Gerardini, premia l'attacco di Mottadelli. Complimenti a Mottadelli, si ritenga fortunato perché è premiato da una guidatrice che ha fatto un'impresa con il suo attacco. La quarta impresa, mi dicono, ma se risaliamo nel tempo è la N impresa, così come siamo tutti fratelli risalendo ad Adamo ed Eva, che sia il nostro blasone, ma siamo tutti fratelli.
Allora passiamo alla categoria pariglie attacchi d'epoca. Ecco, prima delle pariglie però abbiamo un attacco particolarissimo, altrettanto di prestigio e bello, che è quello di Edgardo Goldoni ed è il tandem appunto con il break da caccia e i suoi cavalli andalusi. Quindi pregherei Edgardo Goldoni, lui unico della categoria, a presentarsi in campo e lo facciamo premiare da Giuseppe Del Grande, presidente della giuria. Prego. Ecco, ricordo a tutti i concorrenti che poi vorremmo concludere in bellezza con il gran giro finale, quindi per favore state in campo, ormai manca qualche minuto, così facciamo vedere un po' al pubblico di cosa siamo capaci noi che attacchiamo. Ecco, facciamo in fretta, grazie e complimenti a Edgardo Goldoni e passiamo alla classifica invece delle pariglie. Partiamo dal terzo, Giorgio Balzaretti, che viene dalla Svizzera. Prego Giorgio Balzaretti di presentarsi per la premiazione. E facciamo premiare a Reinhold Trapp, componente la giuria. Quindi prego Reinhold Trapp. Ecco, accompagnato da Alessandra Gerardini, premia Reinhold Trapp, giudice internazionale proveniente dalla Francia. Merci, monsieur. Luna! Bene, e complimenti da parte di Reinhold Trapp. Passiamo al secondo classificato, Domenico Villa, con il suo splendido attacco di Lusitani. E il suo break, ecco, accompagnato dalla figlia, premia Alessandra Gerardini, segretaria del GIA. Inviterei per la premiazione del primo classificato attacchi d'epoca il nostro cappellano, non militare ma cappellano di attacchi, perché attacca anche lui e che fa finta di niente vedendomi, ma che prego di venire qua, Doggia Cosa. Oggi non è in alta tenuta,